Ben ritrovati a tutti da Claudio Sottili. Questo applauso vi arriva dal meraviglioso caffè della Versiliana di Romano Battaglia. È bene ricordare e sottolineare che Romano è sempre con noi, lo ricordiamo sempre con tantissimo affetto, visto che è stato l'ideatore di questo spazio e soprattutto anche degli appuntamenti. Ebbene, oggi parleremo del mio Covid, non del mio personalmente, ma del Covid che purtroppo ha coinvolto in un percorso estremamente difficile, ma fortunatamente con un lieto fine, il protagonista di questo appuntamento a cui vorrei fare un caloroso applauso, Riccardo Corredi. Allora, i presentatori solitamente quando presentano un personaggio conosciuto dicono una frase molto retorica, no? non ha bisogno di presentazioni, e invece no, io ve lo presento nel dettaglio. Montecatinese di nascita, ma versiliese di adozione, imprenditore... Re delle televendite da oltre 40 anni, volto conosciutissimo dal grande pubblico, componente del consiglio di gestione della Fondazione Versiliana. È qui con noi a raccontarci il suo calvario, cominciato nel mese di marzo e proseguito con oltre 50 giorni di ricovero all'Ospedale Unico Versilia, di cui la metà in terapia intensiva. Qui sul palco ci sono i medici che lo hanno curato, aiutandolo a superare la malattia appunto causata dal covid vorrei subito iniziare con dei ringraziamenti il primo veramente particolare va a tutti gli infermieri e a tutto il personale sanitario dell'ospedale unico versilia con un caloroso applauso sono persone che lavorano che quindi fanno il loro lavoro normale ma che in questo particolare eh, storico momento, veramente dobbiamo ringraziarli. Eh, vorrei ringraziare a questo punto i, i parenti, gli amici presenti e anche quelli che non sono presenti qui alla Versiliana, che hanno sostenuto, hanno solidarizzato, si sono preoccupati ora per ora, minuto per minuto, delle condizioni di Riccardo Corelli. La loro presenza qui è un segno di stima, di affetto nei suoi confronti e quindi vi ringrazio a nome di Riccardo perché lui è molto emozionato Grazie. in questo momento Grazie. e lo voglio ricordare. L'hanno seguito lungo il corso della lunga degenza e anche successivamente. Ma presentiamo Riccardo. Riccardo lo conosciamo così, in televisione, con quello sprint che gli è proverbiale, eh, la sua grinta, la sua parlantina, la sua capacità innata eh, nel coinvolgere il pubblico nelle televendite. Ma qual è in realtà Riccardo? Riccardo è una persona fragile, semplice, sensibile, emotiva, generosa anche qualche umana paura. Se questo continui mi metto dire. a piangere subito. Però eh? questo lo volevo dire e allora Riccardo io vorrei farti la domanda classica e semplicissima perché dopo questa presentazione dobbiamo conoscere Grazie. un attimino la storia che ti coinvolge con questa brutta bestia che si chiama Covid. A te la parola. Grazie a tutti di essere presenti prima di tutto. E la mia storia ve la posso sintetizzare, poi saranno i medici a raccontarla, perché io in alcuni momenti del mio ricovero in ospedale eh, non capivo, non sentivo, non parlavo, quindi saranno loro. Io vi posso dire che il 19 di marzo, dopo vari eh, diciamo, eh, esami che facevo per il covid, sono risultato positivo e da lì ho cominciato a sentire l'uno l'altro e quindi ho cominciato a sentire il mio medico che mi aveva già ordinato diverse cose poi mi sono rivolto anche alla croce bianca eh, che mi hanno mandato eh, a casa i medici ho telefonato per quando si sta male si telefona a tutti a tutti gli amici medici a daniele taccola che anche lui mi stava seguendo per eh, telefono poi è venuto l'USCA che li ringrazio i medici della Croce Bianca, però dopo un giorno, una notte io ho cominciato a non respirare. Ho fatto le scale e non ce l'ho fatta. Ho chiamato Daniele, Daniele, ma che mi sta succedendo? Dice "Ma la saturazione a quanto l'hai?". Eh, l'ho 88, 89. Vieni di corsa all'ospedale. Allora io chiamai la Croce Bianca, che qui c'è Stefano Pellegrini, una persona meravigliosa, che lo ringrazio della sensibilità delle persone che lavorano qui a Querceta, e è venuta l'ambulanza mi hanno portato in ospedale. Mi hanno messo in un reparto, dopo mi ha detto adesso devi fare una TAC. Io soffro di claustrofobia, già fare la TAC per me non so come ho fatto a farla, poi ne ho fatte anche altre. E è tornato su Daniele Taccola, il dottore, con altri medici e mi ha detto: Guarda, la tua situazione è più grave di quella che io pensavo, devi andare in rianimazione. Io lì non ci ho più visto perché ho detto: Ho già capito che io qui si mette male. Mi hanno messo subito una maschera ho detto aspetta Daniele mi voglio fare la foto lui mi fa ma che tipo fa il selfie anche in questo stato? Giustamente e ho dissi no non mi voglio fare il selfie voglio ricordarmi di come stavo male perché il mio pensiero era insomma mica di morire di stare bene prima o poi mi hanno portato in rianimazione in rianimazione da, dal dottore Ettore Melai questi non sono dei medici sono degli angeli che loro veramente lavorano col cuore Ecco, ci tengo a precisarlo. Quando sono stato lì mi hanno messo subito una maschera. E una maschera che io non respiravo. Vi potete immaginare, io che non posso stare in un locale chiuso, met mettermi lì con questa maschera attaccata alla macchina, credo, perché io respiravo così. già <ride> cioè, non ce la facevo. Io lì eh, pensavo veramente che fosse arrivata la mia fine. Dopo, Uh, non so quanto perché i giorni non li so contare, non me li ricordo. A un certo punto c'avevo un infermiere che veniva e mi diceva: Riccardo, Riccardo, mi senti? E facevo sì, perché ero fermo, immobile, non avevo la forza di muovermi. E mi diceva: Guarda, che il tacco mi ha detto che stai andando bene, che poi ti riporta giù. E io dicevo dentro di me: Sono tutte bischerate, mi raccontano, mi sa che non ce la faccio". Dopo veniva questo infermiere e scusate, ma mi prendeva il capezzolo, me lo strizzava, mi fa male ancora a ricordarmi, perché voleva tenermi sveglio, non voleva che io mi addormentassi, io volevo levargli la mano, pensate, con tutti i fili che gli strappavo, non ce la facevo a levargli la mano dalla, da, dalla sensibilità che non avevo più, avevo, ero debole. Poi a un certo punto ti vedo, Due occhi che mi sembrava di conoscerli. Papà, ma mi riconosci? Era mio figlio Francesco, <ride> che era venuto tutto anti-Covid, tutto vestito, e mi ha detto il taccola che ti porta giù, che stai bene. Io, in quel momento, ho detto è venuto per dirmi che mi rivedo, ma io mi sa che i figli non li rivedo più. Questo era il mio pensiero. Dopodiché, passando dei giorni, sono andato da Ettore Melai in riabilitazione, giusto? No, rianimazione, rianimazione scusami. In rianimazione. Riabilitazione ne parliamo Sì, dopo. sì, con posteraro. E eh, in rianimazione lì mi sono messo Tranquillo perché io non mi muovevo, non mi giravo nel letto e quando io parlo di squadra, non è solo la nazionale che vince i campionati europei. All'ospedale Versiglia c'è una squadra veramente dove funzionano i medici, gli infermieri, le OS, perché quello che fanno loro. Solo, io è la prima volta, grazie a Dio che vado all'ospedale, facevo anche a meno, però ho capito che vuol dire un ospedale, che vuol dire le persone che ci lavorano, che ci lavorano col cuore, con la passione a tutte le ore, giorno e notte. Io quando ero lì, addirittura eh, questi medici, perché io non parlavo, e ogni tanto facevo. E dicevo, ma che vuole? Avevano capito che io quando facevo, volevo l'acqua. Perché avevo la bocca asciutta. A un certo punto mi davano delle siringhe meno di mezzo bicchiere e io, come un neonato, bevevo quest'acqua, mi sembrava altro che champagne. A un certo punto, acqua, acqua, fa un infermiere, ma quello là beve più di un cammello. E io gli volevo dire: scusate, bevate un cammello, non mi date né da mangiare né da bere, datemi un pochino d'acqua. Allora. Poi passando ancora altri giorni sempre lì da Ettore Melai, ero diventato, anche se non parlavo col mio carattere amico anche dei medici, pensate che ho fatto amicizia con un certo Marchi, che io non lo conosco visivo, però mi ha detto su Facebook che io tutti i giorni ascoltavo il tuo jingle perché lo mettevano... E allora... Sai che, faccia, sai che facciamo? Lo facciamo sì. anche ascoltare anche un pochino per rompere, eh, devo dire, questo momento drammatico sì. sì. no? che tu ci stai bene. raccontando. Sì. Allora, ascoltiamo il jingle che poi ha caratterizzato da sempre nei suoi 40 anni di storia televisiva Riccardo Corredi. Vai, regia. Sei pronto, eh, non lo so. Eh. Riccardo, riccardo. Allora, grazie, regia. E io quando mi mettevano... Questo cingolo, i medici, facevano per sdrammatizzare, per fargli vedere che io ero contento, che non parlavo, allora io li facevo. Cioè, cioè, ballavo, tenendo allegri anche i miei medici, perché volevo dirgli: Io sono contento che ci siete, perché sarete quelli che mi salvate. E quindi. Questo Marchi Suf, ha detto, io sentivo tutti i giorni il tuo jingle, che ero accanto a te di letto, ma io non mi giravo, lui non si girava, un vedevo da qui a lì, non so chi è. Comunque è un certo Marchi che voi Comunque, sapete chi è. se ecco. mi permettete, lo spirito di Riccardo è meraviglioso, perché ci sta raccontando una situazione estremamente complessa, difficile, con una, devo dire, una simpatia unica. Quindi complimenti Riccardo, eh. perché ci stai facendo vivere sì. il dramma, ma al contempo anche come hai la questi complimenti. e voglio concludere che poi da lì eh, all'inizio che io dovevo si vede fare ginnastica. Allora, grazie anche al dottor Posteraro eh, mi mandò Gabriele Barzotti. Gabriele Barzotti e mi prese la mano, le gambe e mi cominciò a fare ginnastica poi gli dicevo non parlo allora fa aspetta ti scuffio fa parla senti la mia voce tranquillo tanto vedrai che la voce ce l'hai mi dette una forza un'energia nemmeno uno psicologo quindi grazie Gabriele eh, per dire quando la squadra funziona nei vari reparti dopo da lì sono andato in alta chiamata alta intensità dove ho conosciuto il mio pneumologo Gerardo Palmiero è una persona meravigliosa. Mi ha dato subito la simpatia e nella simpatia mi ha dato il coraggio di farmi capire che il peggio era passato, che ora doveva curarmi per quello che avevo avuto. Io qui lascerei la parola ai medici eh, perché loro ne sanno più di me di quello che ho passato, come l'ho passato e secondo loro io ero il 90% morto e il 10% vivo. Se sono qui, grazie a loro, io sono credente e dico grazie anche alla Madonna. Grazie Riccardo. Allora ci fermiamo qui per un istante. La seconda parte invece sarà vedrà chiaramente i protagonisti i medici che ti hanno accompagnato e letteralmente salvato, ovviamente descriveranno il tuo percorso dal loro punto di vista professionale. Grazie. Tutto questo fra qualche istante Siamo sempre qui alla Versiliana nello spazio Incontri al Caffè, qui a Marina di Pietrasanta, nella Villa D'Annunziana, per proseguire questa storia legata e realmente accaduta a Riccardo Corredi, il mio Covid. Bene, abbiamo ascoltato la testimonianza, l'impressione, l'aspetto anche emotivo. Chiaramente, che Riccardo, nella prima parte di questo incontro, ha sviluppato, adesso entriamo invece. Sì, però mi sono dimenticato alcune cose. Sì, ma non lo possiamo dire? Non, non è lo che lo ti... posso dire? Sì, allora, Gabriele Barzotti mi ha iniziato a fare la ginnastica, eccetera. Quando sono tornato a casa, sono nelle mani preziose di Antonio Viti, che anche lui ha la sede lì a Querceta, fisioterapista. Che lo ringrazio perché grazie a voi che mi avete rimesso in piedi. Vi voglio ricordare, 50 giorni fa, io parlavo così. Niente voce, grazie alla dottoressa Vannucchi che è qui presente in prima fila, che è la foniatra e grazie alla logopedista Rossella, dice la voce ti donerà, ci vorrà anche mesi, mesi, forse è un miracolo anche questo, sentite come parlo, penso dottoressa sia contenta di questo paziente che la segue per filo e per segno. Poi Grazie. riaverti dato la voce, tu che con la voce ci vivi è il buona, mio pane. Eh, professionalmente, è veramente il massimo. Allora, e adesso coinvolgiamo i nostri dottori. Iniziamo, dottor Daniele Taccola, e vorrei che, ripeto, possiate rivisitare il racconto di Riccardo dal vostro punto di vista. Allora, che cosa succedeva quando Riccardo ti, ti telefonava al telefono? Taccola, prego. Eh. Dunque io ho cominciato a sentire Riccardo, sarà stato il 24-25 di marzo, ma arriva un messaggio su Whatsapp, sono Riccardo Corredi, ho il Covid e, no, e non vado bene. Eh, so che insomma, se sei responsabile del reparto di medicina Covid eh, avrei bisogno di qualche, di qualche ragguaglio. Riccardo ovviamente l'ha già seguito più Che adeguatamente sul territorio perché eh, abbiamo l'organizzazione USCA che manda questi medici che sono bravissimi, che sono stati la, la forza diciamo così, territoriale che ci ha permesso di sopportare meglio questo, questo affronto che sono stato fatto all'ospedale dal Covid. E più medici e tutto. Poi Riccardo, abbiamo già capito, conosce un sacco di persone, ognuno aveva organizzato una terapia domiciliare in maniera da cercare di tenerlo fuori dall'ospedale. Però, siccome cioè, noi siamo medici che lavoriamo tutti in ospedale, non facciamo attività esterna, quindi non, non vediamo il paziente. E qui il problema di base è spesso è che eh, possiamo fare qualunque terapia domiciliare, ma poi se non hai sott'occhio il paziente, ne riesci a captare le, le, le piccole variazioni, i piccoli miglioramenti eh, oppure i problemi di un peggioramento cioè eh, è molto difficile e io con Riccardo tanto mi mandava queste chat, sentivo, mi, mi mandava questi, questi messaggi anche vocali e si sentiva che la voce era sempre più affaticata, fatto sta che nonostante che la saturazione fosse sempre adeguata eh, facevano, gli facevano anche delle ecografie eh, territoriali che dicevano che era soltanto una polmonite intestiziale ma non era diciamo tacciata da addensamenti e tutto il resto eh, dopo un paio di giorni eh, proprio lui si è reso conto che non riusciva più a fare sforzi eh, di un certo tipo perché il Covid è, è così, è traditore. Cioè, o hai, noi abbiamo dei, dei punti di riferimento: cioè, se ti hai la febbre prolungata, non è un bel segno. Se ti hai la febbre per un periodo, poi la febbre va via, ma ti ritorna dopo qualche giorno, non è, non è un bel segno. Riccardo aveva avuto la febbre per tanto tempo, ma soprattutto aveva questa saturazione che indolentemente, lentamente cominciava a perdersi nei giorni, tanto da arrivare poi ad un messaggio che è drammatico. Io ho rivisto oggi. La nostra chat non l'avevo più riaperta perché eh, leggerla sinceramente è come un libro, che è un libro che è un'esperienza un che hanno vissuto purtroppo in, in troppe persone, l'hanno vissuta uguale a lui. Io, in nona giornata, così dico: Guarda, Riccardo, che stiamo per arrivare nel momento clou, te stai desaturando lentamente, hai l'ossigeno, hai, le hai tutto a casa. però ricordati che domani per noi è un punto importante perché ormai fra tutti sappiamo che. A seconda delle tue caratteristiche, del tuo fenotipo, della tua struttura fisica, fra l'ottava, la decima e l'undicesima giornata c'è il passaggio fondamentale, cioè o, o si va in meglio o si ha un repentino peggioramento che ti porta necessariamente al ricovero. Riccardo, in decima giornata precisa alle 6 di mattina, anzi alle 5.55, appare un messaggio che io eh, dormendo vedo poi alle 7 dove mi dice Daniele, io sto saturando male, sono 88 di saturazione. Ieri mi sembrava andare meglio, sono 88. Dice: E nonostante l'ossigeno non vado sopra 90, anche la mia risposta è lapidaria. Cioè, io ho un matrizio che dice: devi venire in ospedale subito. E mi fa: come faccio? Chiama il 112 fatti, fatti portare subito all'ospedale. Da lì, eh, tutto quello che, cioè, mi, ci si rende conto che tutto quello che c'è stato prima, tutta la, la nostra anche esperienza clinica, cioè, vale a poco. Cioè, se non hai la, la forza poi di, di, di sradicare un paziente da casa, che è il momento peggiore, perché poi fondamentalmente, e questo lo devo dire perché voi avete detto di Riccardo, che, hai detto di Riccardo che è una persona sensibile. C'è un passaggio di questa, di questa nostra chat di due giorni dove mi dice: Guarda, che anche la mia compagna ha, ha il Covid, e io sono preoccupato per lei. Quindi, cioè, Riccardo, che nonostante tutto sta peggiorando e tutto il resto, trova la forza di dirmi: Guarda, che la mia compagna va meglio. Ma si capiva benissimo che invece la, la compagna stava migliorando mentre lui stava decisamente peggiorando. Quindi Riccardo viene portato a un pronto soccorso. Il dottor Pepe, che è il primario del pronto soccorso, ha ormai sviluppato, fra la seconda e la terza ondata, naturalmente un'esperienza a inquadrare i pazienti più a rischio molto veloce. Rimane in attesa dell'attacco ha... e, e lì si capisce che però Riccardo è una persona molto eh, sensibile, cioè ha è terrorizzata, come però il 90% delle persone che hanno, che hanno il Covid e che a casa si sono vissute un'esperienza mediatica dove vediamo continuamente morte, distruzione, ricoveri, ambienti ultra sofisticati in cui i pazienti sono intubati. Cioè, la, la gente ha paura, ma avremo ecco, paura anche noi. Se mi permette, allora lui entra in ospedale, che sì. cosa succede? Entra in un percorso che viene definito sporco, fra virgolette, bene, cioè dove vuol dire che lui è già una diagnosi di Covid e deve essere soltanto valutata la sua performance respiratoria. Viene fatta un'attacca, che tra l'altro parliamoci della sua attacca, una, un'attacca un ad alta risoluzione, non era un'attacca drammatica, noi ne abbiamo viste veramente, ma veramente tanti di peggiori, molto peggiori. Però lui come istruttore, perché ora lo vediamo, è un figurino Riccardo, ma Riccardo insomma in quel periodo lì era forse 15-16 kg. 15 kg di più. Eh. 15 kg di più, si scopre diabetico e, e anche ma questa era... Diabetico? È una... e, e quindi, mi cioè scopro no... tutto, mi avete, <ride> avete dato una valanga di medicine, ma avete fatto venire anche quello che non avevo. Lui, e, e viene fuori che praticamente lui è proprio il fenotipo che per noi è più a rischio, un paziente, uomo, eh, sovrappeso, insomma, diabetico, e, e sono proprio le persone che purtroppo hanno le stimate per peggiorare in maniera molto veloce e repentina all'attacco vengono fatte le prime amogasse analisi sotto eh, correzione di, di maschere a basso flusso e lui va a non male, aveva una saturazione abbastanza accettabile e quindi viene trasferito nel nostro reparto di medicina dove viene accolto ma eh, subito dopo nei, 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 nei tre successivi nei, nei, nei controlli successivi vediamo che la sua saturazione non è adeguata allo stesso nonostante la correzione delle maschere a basso flusso quindi Chiamo naturalmente subito Melai, perché ormai non c'è bisogno di tanta scienza dopo. Dopo c'è l'occhio, c'è l'inquadramento, vedi la persona che si adegua a un certo tipo di respirazione. Proviamo a mettergli delle chip-up, che sono queste maschere ecco, a pressione. Ecco, spiegaci che cosa sono. Perché eh, lui non, non accettava questa forma di respirazione eh, artificiale. Tanto sì, diciamo, questo tipo di respirazione è la, la, la grande... Diciamo, Divisione che permette di, di poter tenere un paziente in un ambiente medico rispetto ad un ambiente protetto dove bisogna eh, fare un tipo di respirazione diversa, che poi vi spiegherà Ettore, eh, più invasiva, dove praticamente le macchine prendono il controllo della tua respirazione. Alcuni tipi anche di queste, di queste NIV, diciamo, queste ventilazioni eh, non invasive, si dicono così, vengono fatte sempre in ambiente protetto da, da Milai, soprattutto i, i caschi, da, da, preferiamo insomma, che vengano gestiti lì. Però noi abbiamo queste chip up, si chiamano che permettono dei flussi molto elevati e delle pressioni molto elevate. Cioè, si spinge il polmone oltre le proprie possibilità. Quindi, sempre seguendo la cronologia, lui entra in ospedale dopo quanti giorni passa in rianimazione? Dopo? Dopo un giorno di un osservazione, giorno. Riccardo, nonostante le CPAP, eppure avendo avuto un, un discreto miglioramento in CPAP, comincia a desaturare perché si oppone a questo tipo di ventilazione. Ecco, lui si oppone, ecco, cioè tu non riuscivi. Ecco, ora entra in gioco, vorrei chiedertelo, perché non riuscivi a entrare. Quando avevo questa maschera, sì. eh, scusami, io sono di claustrofobia, mi metti una maschera, e va bene che c'era l'ossigeno, credo che mi andava, sì. ma io ero terrorizzato. Prima mi mettono questa maschera, poi mi mettono un casco e poi c'erano delle cose che io vedevo perché pensavo di morire. No, ma aspetta, questo dopo. Andiamo sì. per cronologia. Ecco, Tu non riuscivi quindi a respirare a ritmo perché ci bisogna prendere un certo ritmo. Sì, sì, mi sono da, informato. Però... Abituato da me dovevo gestire la macchina che mi comandava. Esatto. Eh, io non ero abituato. Cioè, Pensa che il mio carattere... L'avevo lasciato da parte, facevo tutto quello che mi dicevano, perché sapevo, lo facevano per esatto. me. però dove non ci arrivi con la mente c'è niente da fare allora? A questo punto entra, eh, diciamo, in gioco: eh, avevo già visto eh. il paziente, lo aveva già diciamo così, preso in carico futuribile, diciamo così, perché aveva tutte le stime. di Un paziente che poteva peggiorare rapidamente. Quindi, dopo un giorno entra in gioco, eh, diciamo, la struttura capitanata dal dottor Ettore Melai, che succede? Buonasera a tutti. Allora, Riccardo si ricovera in terapia intensiva una domenica mattina. Lo ricordo bene perché io il sabato ero di notte di guardia e ero stato interpellato sia la mattina del sabato sia la notte dal collega della medicina. La mattina decidiamo che non poteva più stare nel reparto di medicina e doveva essere appunto ricoverato in terapia intensiva. Lì in terapia intensiva si fa un breve... Come dire, Traias, si chiama eh, di ventilazione con il casco eh, di cui ha appena parlato Riccardo, che però non sortisce gli effetti desiderati. Per cui eh, a fine mattina, quindi intorno a mezzogiorno e mezzo luna, decidiamo di addormentarlo e di intubarlo. E da lì eh, trascorrono circa una decina di giorni durante i quali viene sottoposto alla eh, ventilazione eh, meccanica completa, cioè il paziente è completamente addormentato ed è il respiratore che vicaria in tutto e per tutto la funzione dei polmoni, sotto ogni punto di vista. Oltre a questo, eh, il paziente viene eh, posizionato a pancia sotto per la maggior parte delle 24 ore e solo per un breve periodo viene eh, posizionato supino, cioè a pancia sopra. Lo si posiziona a pancia sotto perché è la disposizione dei polmoni che favorisce l'aumento dell'ossigeno nel sangue. E questo serve sostanzialmente a guadagnare del tempo in attesa che le terapie che vengono fatte, eh, che sostanzialmente consistono nel somministrare cortisone, e qui si spiega il perché sia venuto fuori un diabete importante e che probabilmente ancora ha, ma il cortisone che viene no, fatto... No, non ce l'ho. Meno male. 106, 112, queste sono le mie eh. analisi. Eh. Ma il cortisone che viene fatto, come dire, è, è la colonna portante della terapia perché di fatto è una polmonite infiammatoria scatenata da un virus che poi, come dire, non è più responsabile in quanto tale del eh, danno polmonare, ma è l'infiammazione che esso determina e l'infiammazione che si protrae ad essere essa stessa responsabile del danno polmonare, quindi cortisone e altri farmaci eh, che sono immunosoppressivi, quindi si guadagna tempo nell'attesa che questi farmaci esprimano al massimo la loro efficacia, un tempo che è non inferiore ai 7-8 giorni, durante i quali appunto il paziente viene posizionato per la maggior parte del tempo a pancia sotto. Trascorsi questi, sulla base degli esami del sangue, dell'ITAC, che lui ha ripetuto più volte, si decide se eh, siano, eh, eh, si siano configurate e delineate le condizioni per svegliare il paziente e stubarlo in modo che lui possa sin da subito respirare da solo. Se ciò non è possibile, sulla base delle informazioni che abbiamo, l'unica strada, è quella che ha percorso Riccardo, è quella di fare la tracheotomia. E cioè... Eh, Quando avete deciso questo passaggio è importante? Una volta stabilito che non c'erano le condizioni perché lui sin da subito potesse respirare in maniera autonoma ed efficace da solo... Eh, quindi nel suo caso dopo circa 7-8 giorni eh, abbiamo ritenuto di dover fare il passaggio a tracheotomia, che consiste nel sostituire il tubo che gli avevamo fatto passare dalla bocca e finisce eh, nei polmoni, un tubo più breve, più corto che però entra direttamente nella trachea e questo che cosa permette? Permette di continuare a utilizzare il ventilatore, eh, dove però non è il ventilatore l'unico protagonista, è il paziente che Trova aiuto nel ventilatore e l'aiuto eh, si riduce progressivamente fin tanto che il paziente non sarà in grado di respirare da solo. E in questa fase è la fase in cui lui racconta eh, che sentiva il suo jingle, che c'erano infermieri che gli davano forza. Ecco, quindi agganciamo che lui, Esatto. E in fase in cui lui era cosciente, veniva fatto dormire la notte con artifici farmacologici, ma durante l'arco della giornata era cosciente, sveglio e vedeva tutto ciò che lo circondava nella terapia intensiva, eh, mentre noi si lavorava, si assisteva agli altri pazienti. Dottor Melai, c'è stato un momento in questo percorso in cui lui ha veramente rischiato la vita? Allora, lui ha rischiato la vita sicuramente nelle prime 48 ore di terapia intensiva. Io ho parlato di posizione a pancia sotto, pancia sopra per buona parte della giornata. Nelle forme più gravi eh, si tende a mantenere anche per due giorni a pancia sotto il paziente, ed è stato il caso di Riccardo. Cioè i primi due giorni li ha trascorsi a pancia sotto. In virtù della sua esperienza è questo il momento un po' mh, più rischioso per il paziente? Rischioso perché lì si testa come dire, la responsività del paziente ai trattamenti intensivi massimali, a ciò che una terapia intensiva moderna occidentale può offrire a un paziente che ha un'insufficienza respiratoria Covid. Lì si fa un test. Se c'è un accenno di risposta è chiaro che subentrano i presupposti perché le cose possono avere un decorso favorevole e auspicato. Se invece non c'è una reazione adeguata, ecco il rischio. È, è, rischio. è chiaro che nel senso non significa necessariamente che il paziente, se non ha una risposta anche minima nei primi 48 ore, abbia una prognosi obbligatoriamente infausta. Però è chiaro che eh, non depone a suo favore. Ho capito. Io Claudio sì. vorrei dire che quando ero lì dal dottore Ettore Melai, io mh, non so se c'è, ho visto un orologio. Alla parete e io contavo i secondi perché mia, mi venne a trovare Francesco, mio figlio, e mi disse: Guarda che tacco, l'ha detto va bene, guarda che Ettore mi ha detto vai bene, anzi è là che mi saluta, guarda Ettore, sta andando via. E salutò, così: Non so se è vero o no, ma mi ricordo questa cosa. E io dissi: È venuto a salutarmi, Francesco, dicendo che sto bene, ma io dentro di me c'avevo una lacrima di qua che pensavo a miei figli. Una lacrima di qua ad Alessandra che onestamente dico io muoio, non ce la faccio. Ecco, per, eh... Era un momento terribile per me quello perché era venuto a salutarmi dandomi l'ultimo saluto per me. Perché io sapevo che non stavo bene, ero consapevole, però non potevo fare niente. E vedevo questi secondi, i minuti, dicendo sono ancora vivo, è passato un minuto. Sono momenti terribili questi quando si prova il Covid. E poi in fondo vi voglio parlare anche di quelli che non amano vaccinarsi, in fondo. Ettore, ehm, quello che sta raccontando dell'orologio, lui era, era, già ecco... era già in risveglio? Era già in risveglio, e c'è l'orologio. Quindi erano passati eh. i famosi giorni sì. critici. Allora, ci fermiamo... Per una pausa, ecco come vedete è un incontro decisamente molto particolare, drammatico nella sua essenza, ma con la simpatia di Riccardo Corredi che devo dire è un ingrediente fondamentale per stemperare anche il momento. Un applauso ancora a Riccardo e soprattutto yeah. ai medici ai che medici. sono con noi quest'oggi. Sì. Adesso parleremo poi col pneumologo e parleremo poi della riabilitazione ovviamente col dottor Federico Posteraro. Tutto questo fra qualche istante. Ben ritrovati sempre qui al Caffè della Versiliana. Oggi l'argomento è un argomento estremamente particolare e anche difficile, che è il mio Covid, cioè il Covid che ha colpito Riccardo Corredi, con l'ausilio ovviamente dei medici che lo hanno letteralmente salvato. Riccardo, volevi aggiungere no, qualcosa? No, volevo aggiungere quando mi hanno fatto questa tracheotomia, spero di averla detto bene, io avevo un buco grosso così e per ricucirlo. Ci voleva un sarto. Io ho trovato delle mani magiche del dottor Freda che lo ringrazio. Non si vede più niente. Grazie, Nicola. Eh? Grazie. Allora, veniamo a questo punto ai polmoni, che poi, parliamoci, è l'organo fondamentale eh, di questo, ahimè, percorso. E in questo caso coinvolgo il dottor Gerardo Palmiero, che, ripeto, è pneumologo, tra l'altro ha avuto una lunghissima esperienza negli Stati Uniti. Com'erano era, com i polmoni all'ingresso... Diciamo, di questo percorso di Riccardo e come lo sono adesso? Bene, i polmoni vengono di solito interessati principalmente in maniera bilaterale e soprattutto a livello mantellare, a livello periferico. Nel suo caso, nel caso di ovviamente, nel suo caso invece c'era inter un, un interessamento quasi diciamo in tutti i lobi polmonari, in tutte le suddivisioni. C'erano anche addensamenti e soprattutto c'erano le cosiddette ground glasses, cioè delle opacità a vetro smerigliato, un po' quello che potriamo, possiamo vedere nelle nostre case, nei vetri che abbiamo nelle porte. Eh. Queste opacità, come ha detto il dottor Melai, sono fondamentalmente segno dell'infiammazione che c'è a livello polmonare. E cosa fanno? In qualche modo, mh, sto semplificando moltissimo, tendono a far sì che il polmone non si dilati, eh? non faccia il suo mestiere, cioè dilatarsi e, e poi ovviamente ritornare alla posizione di riposo. Ed è questo il motivo per cui si usa la ventilazione meccanica. Cioè fondamentalmente si spinge. Anche qui una semplificazione eccessiva, ma va bene in questo contesto. Si spinge dell'aria all'interno dei polmoni, aria con ossigeno, ovviamente, per dilatare e fornire ossigeno ai polmoni che da soli non sono in grado di assolvere la loro funzione. Ora, il, io ho trovato, ero appena ritornato da qualche giorno, eh, diciamo, di ferie per motivi personali importanti. E trovo quest'uomo che Perlà non l'ho neanche riconosciuto. Considerate che lui è un volto famoso, no? Quindi immaginate come ho potuto vederlo per non riconoscerlo, nel letto, che era spaventatissimo, spaventatissimo, attaccato a un, a un tubo e quindi attaccato a questo ventilatore. Noi abbiamo, la Usle ci ha fornito dei ventilatori eh, da sempre, in realtà, degli Avea che sono di ultimissima generazione e eh, presenti anche negli Stati Uniti. Sono veramente quasi, da, se non da terapia intensiva, quindi sono molto performanti. E questi ventilatori erano impostati in modo tale, come ha detto il dottor Melai, quando è venuto da noi ovviamente era sveglio, da assecondare il paziente, però con una funzione di riserva. Cosa significa? Che se lui avesse smesso di respirare autonomamente, il ventilatore che assecondava il suo respiro, cioè se lui incominciava a respirare gli andava dietro e gli forniva l'aria e l'ossigeno, ecco, se lui avesse smesso di respirare interveniva automaticamente per preservare ovviamente la vita del paziente stesso. Quello che abbiamo fatto ovviamente è stato lavoro multidisciplinare col primario, il dottor Torrini, con la dottoressa Manganen. Insomma, ovviamente io tendo sempre a sottolineare, come ha detto anche lui, sì. il lavoro di squadra, non solo dei vari reparti, ma anche intra-reparto. Eh? Siamo tutti delle pedine, ma pedine che interconnesse, la mancanza di qualsiasi di questa pedina fa cadere il meccanismo. Okay? Ebbene, quello che abbiamo fatto è. Riportarlo nella condizione di normalità, cioè diminuire pian piano le pressioni, la forza con cui si spingeva l'aria all'interno dei polmoni, eh? perché la ventilazione ha lo scopo. Di eh, preservare la vita del paziente, ma è il, è il cortisone che è stato dato, è il tempo stesso che fa guarire il paziente. Okay? Oltre a alcuni farmaci. Bisogna permettere uh -huh. al, al cortisone sì, di entrare, sì, come sì, dice, il circolo. Esattamente, e ci vuole o altri tempo. anche altri farmaci. Altri non solo il cortisone. Ovviamente. Ovviamente. Ok. Il cortisone rappresenta un masterpiece, un punto fondamentale. Bene? Pian piano che il paziente riacquista autonomia, si stacca o si diminuiscono le pressioni fino a togliere completamente il ventilatore. ok? Questa è la fase numero uno. La fase numero due eh, ovviamente è ovviamente togliere la tracheostomia, ma anche lì io la faccio in maniera veloce perché a parlare è facile. Vengono, ci sono dei parametri che vanno monitorati, delle cose che, delle che vanno eseguite per vedere se il, il respiro regge o non regge, l'ossigeno, l'idride carbonica, soprattutto il pH. Bene, se si realizzano delle condizioni, pian piano si diminuisce il diametro della cannula tracheostomica, cioè del tubo che esce al di fuori dalla gola del paziente per cui il paziente respira, poi si tappa per vedere se respira autonomamente una volta che è tappata la trachea e quindi in previsione poi, diciamo, del chirurgo plastico che ha, ha chiuso la tracheostomia, ma sono tutte operazioni che devono essere fatte pian pianino, seguendo. Lui è stato abbastanza veloce, sinceramente, anche perché eh, secondo me molto dipende anche dalla reattività della persona. Eh? E lui aveva voglia di vivere in un certo qual modo, non si è, non si è abbandonato a se stesso, nonostante l'emotività intrinseca. Eh? Una cosa che volevo sottolineare, il cortisone. Nella prima ondata era in collegamento ovviamente via email eh, ci mancherebbe con dei colleghi dell'estremo oriente col Giappone no, del Gia... ma cosa che tutti noi medici nel senso non è qualcosa di straordinario eh? tutti noi siamo in collegamento con persone delle altre nazioni Bene, ci si aspettava eh, diciamo una, una strage mh, di persone asmatiche ecco. okay? bene non è stata così perché beh da una parte c'è una disregolazione del sistema immunitario, ma lasciamo perdere, è molto complicato. Dall'altro molte persone asmatiche utilizzano farmaci antiasmatici, asmatici eh? E la maggior parte di questi farmaci antiasmatici, se non tutti, contengono dei corticosteroidi, e cortisone, Perfetto. via spray. Quindi. Questi pazienti in un certo qual modo, ovviamente, anche qui è un nel senso, non è proprio così al 100%. Non prendete però oro colato, Bisogna eh, ovviamente fare mente locale. Bene, erano in un certo qual modo protetti Difese. dalla reazione sì, dalla reazione infiammatorica. Perché, come ha detto il collega, il virus dà via il meccanismo addomino. Poi è il sistema immunitario che, crea, che crea una. Noi usiamo un termine in inglese, ma in italiano sarebbe tempesta citochinica, in altro modo. Una tempesta di infiammazione generalizzata che dà luogo alla polmonite. Ecco perché il cortisone funziona. Perché il cortisone agisce là dove c'è l'infiammazione e tende a spegnere, o prova a spegnere, insieme ad altri farmaci, per l'amore di Dio, io sottolineo sempre insieme ad altri farmaci, perché l'evoluzione scientifica ci ha permesso di usare da prima il Remdesivir, il dottor Taccola è stato uno che li ha, per primo li ha usati, e poi altri farmaci, altri che si utilizzano in campo reumatologico, e in un prossimo futuro... C'è un settore di un'università americana, Emory, che è la Drive Innovation, che sta sperimentando ormai è già quasi in fase 3, il Molpunivir, che è un farmaco orale che blocca la replicazione del virus. Ovviamente siamo ancora in fase 2 e in fase 3. Quindi, quindi stiamo, stiamo già vedendo all'orizzonte de, dei nuovi farmaci, delle, de nuove, farmaci. De delle nuove armi per delle poter nuove combattere. Le nuove opzioni terapeutiche. Bello. Poi non si sa bene se ancora funziona perché quello che è accaduto nei furetti è stato testi, te, testato nei furetti non è un furetto, non è un essere umano, no? eh, quindi bisogna vedere un attimino cosa succede. Ecco, dottore, quando eh, ha percepito il miglioramento, ecco, da che cosa si percepisce il miglioramento di Riccardo? Allora, i criteri sono oggettivi, eh? mm. perché certe volte se ci si basa soltanto sui criteri soggettivi, cosa vuol dire? Come lui reagisce? Se ti risponde, certo è importante, se è sveglio, se tenta di collaborare col medico, ma poi ci si può essere tratti in inganno. Mm? Quando vedi all'emogas analisi, cioè a un valore di ossigeno, di carbonica prelevati nell'arteria, che i valori stanno tornando alla normalità, l'ossigeno tende a migliorare, anche diminuendo quello che tu gli dai dall'esterno. L'anidride carbonica tende a normalizzarsi, il pH, una cosa strana, ma comunque... L'acidità tende a ritornare ai livelli di normalità nonostante tu abbassi i parametri del ventilatore, cioè diminuisci il, lo sforzo del ventilatore che viene dietro al paziente, ecco, questo eh, ci, dà, ci fa capire che la situazione migliora. E lui ha fatto una progressione che si vede in alcuni pazienti, però è stata decisamente, va detto, rapida. Anche la fase successiva. Quindi la squadra ha lavorato insieme, dottor Melai. Quindi insieme a Tacola avete in certo qual modo tirato. Scusate la battuta, un bel sospiro di sollievo. Eh? Sì, Scusatemi, eh, ma mi sembrava. L'ospedale deve funzionare così, ringraziando Bene. Dio funziona così. Eh, prego, prego qualche Migliaio di persone, cioè noi siamo soltanto, da, cioè da. siamo qui. Sì, da, sì, ma cioè, ora stiamo raccontando la storia legata sì, sì, certo, a questa esperienza. Cioè, ovviamente, è persone, lui è uno dei tanti ecco. che ha avuto questo percorso perché il dottor Melai, spesso, ma non è solo lui ovviamente, ci invia proprio pazienti provenienti dalla relazione a cui è riuscito diciamo, a salvare la vita, tra virgolette. Eh. Dottor Melai, questo è un protocollo che praticamente hanno tutti in Italia se non nel mondo? Ecco, una domanda che le faccio. Dunque, il percorso che segue il paziente, in questo caso Covid, all'interno del Versilia non so come altrove ma si è consolidato per i rapporti che abbiamo eh, con i colleghi della medicina e con il dottor Posteraro. Eh, nel senso noi ci occupiamo della fase di acuzie, momento di maggiore gravità, poi eh, la fase, come dire, di svezzamento respiratorio è competenza degli pneumologi ed a loro che li inviamo. Questo è in linea di massima. Quindi questo è il passaggio. È il passaggio, sì. Allora, adesso direi che è una filiera. Adesso parliamo alla rieducazione del polmone, quindi dell'organo che è stato danneggiato e qui entra in gioco il dottor Federico Posteraro. Io vorrei, non per farle una sviolinata, ma dobbiamo dire che il, la nostra riabilitazione dell'ospedale Unico Versilia è a tutt'oggi una grandissima eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. E qui ci vuole l'applauso perché sì. veramente è veramente importante. Sì. Lei tra l'altro... Non perché devo, i pazienti ce ne sono tanti, ma lei ha avuto anche in cura dei personaggi famosissimi, importantissimi, uno su tutti, l'attore Nuti, lo voglio come non ricordare, purtroppo non c'è più, ma l'arbitro di calcio eh, Menicucci, è vero? Ecco. Però lo dovevo dire io e ho voluto dirlo. Ecco, quindi complimenti veramente. Grazie. Allora, raccontiamo un po' quello che è il percorso in breve perché abbiamo una pausa e poi ritorniamo nella parte conclusiva. Prego. Sì, sì. Allora, un elemento importante secondo me da comunicare è che anche la malattia da Covid, a noi riabilitatori, cioè che ci occupiamo di recuperare, riparare i danni prodotti dalle malattie, ci ha veramente colto di sorpresa. Perché noi eravamo pronti ad affrontare, da un punto di vista del recupero, una malattia che sembrava esclusivamente respiratoria. In realtà, man mano che siamo andati avanti nella nostra esperienza, che è peraltro è un'esperienza unica in Toscana, forse tra le poche in Italia, e dopo farò qualche cenno, ci siamo resi conto, e Riccardo Corredi ne è una testimonianza, che non si tratta solo di un problema polmonare, ma purtroppo si tratta di una malattia in grado di generare numerosissimi Diversi tipi di disabilità. Faccio qualche esempio. Dalla disabilità respiratoria a quella della deglutizione, c'è cioè qui la dottoressa Vannucchi che ci dà naturalmente una mano, dalla disabilità motoria legata al prolungato allettamento, ma anche dalla disabilità motoria legata a un danno dei nervi periferici che vengono aggrediti dal virus, oltre che in alcuni casi da alcune terapie necessarie. Eh, con minor frequenza, ma ci sono danni neurologici le persone che hanno avuto durante il Covid, alle volte sono più soggette a malattie cerebrovascolari, convulsioni, disturbi tracheali. Ecco, quindi cioè, noi... difficoltà dell'ossigeno a raggiungere il cervello, tanto per farci capire. Il problema insomma. sembra legato al fatto che la malattia sia in grado di aggredire i vasi, quindi il sistema vascolare, le arterie, in particolare le piccole arterie e quindi genera davvero malattie di ogni genere, di ogni genere e tipo, quindi è una malattia come diceva Gerardo, sistemica. E quindi noi ci siamo trovati a partire dall'idea di dover fare della riabilitazione respiratoria, su cui avevamo delle competenze, invece poi dopo a trovarsi davvero a fare una riabilitazione multisistemica. E eh, come dicevo prima, all'ospedale Versilia noi abbiamo fatto una scelta un po' forte, nel senso che abbiamo scelto di attivare un reparto di riabilitazione per persone ancora Covid positive, molto vicine. Alla, alle, alle terapie intensive racconto brevemente cosa è successo quando è iniziata la prima ondata Covid noi ci siamo messi in contatto un po' con tutta la rete nazionale e internazionale e abbiamo capito che nel resto eh, d'Italia ma non solo in Italia non si stava pensando a una riabilitazione Covid ma le riabilitazioni continuavano a dedicarsi ai no Covid oppure venivano progressivamente convertite o in medicine o in alcuni reparti di cure intermedie Siccome noi in Versilia abbiamo da 20 anni una struttura di riabilitazione di alta specialità abituata a lavorare eh, vicino alle terapie intensive, allora ci siamo chiesti se potevamo naturalmente avere un ruolo eh, in questa cosa e abbiamo deciso che un ruolo naturalmente ce l'avevamo. Ora vi devo dire che questa scelta che noi abbiamo fatto è stata una scelta diciamo, un, un po' complicata a me personalmente ma ha tolto qualche notte di sonno per una serie di ragioni, una dal punto di vista umano, cioè quella di trascinare in un'esperienza unica una cinquantina di persone, perché con noi ci sono 50 persone, medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, operatori sociosanitari, che venivano lanciati in questa avventura assolutamente unica con qualche aspetto umano, per esempio l'aumento del rischio di contagiare noi stessi e i nostri familiari e qualche aspetto tecnico. Cioè, un po' di saltare completamente nel buio. L'esperienza è stata estremamente positiva. Se ci sarà del tempo, eh, abbiamo veramente numeri eccezionali. Abbiamo fatto 237 ricoveri. Magari successivamente, se ci sarà del tempo, possiamo fare qualche cenno anche al fatto che noi da soli non avremmo potuto fare nulla se non avessimo avuto dietro tutto l'ospedale Versilia. Ma questa la parte la, la possiamo approfondire. Bene, allora ci fermiamo per qualche istante e poi l'ultima parte. Cercheremo di dare qualche numero naturalmente statistico molto velocemente perché poi la conclusione sarà consacrata a dei riconoscimenti. Tutto questo fra qualche istante. Grazie. Siamo nuovamente alla Versiliana, più esattamente nella villa d'Annunziata, qui, qui a Maria di Pietrasanta, per parlare del mio Covid che ha colpito Riccardo Corredi. Con l'ausilio di questi medici, di questa squadra meravigliosa, Riccardo ci è riuscito a uscirne fuori alla grande. Vero Riccardo? Sì, eh, se mi permetti vorrei concludere io così, eh, facendomi eh, promotore. Testimonia dell'ospedale Versiglia, se me lo consentite, perché io non sono un immologo, ma non lo siete nemmeno voi. Eppure nel mondo ci fidiamo. Ci fidiamo quando montiamo su un aereo. Perché tanto devo andare in vacanza, mi fido del comandante, del controllore di volo, di chi deve fare i controlli. Oppure mi fido di quel ristorante perché è alla moda, vado a mangiare il sushi, tanto il cuoco c'ha la bandina, è un ganzo, ma non si pensa se si è lavato le mani, se ha abbattuto quel pesce, se mi ha stanotato sopra, perché ci fidiamo, andiamo a cena. Oppure i nostri figli e i nipoti montano sull'ottovolante, ma non ci pensiamo se quel controllo è stato fatto. Ecco, io mi voglio riferire a quelli che sono i Novax, che non amano il vaccino. Perché tanto che mi vaccino a fare e eh, magari, eh, che so, mi mette delle allergie, ha delle controindicazioni. Anzi, scusate, guardate. Ho voluto portare un foglio perché sa di tutto, non me lo ricordo. Vediamo un po' questo vaccino. Che cosa ci, ci dice? Allora, effetti collaterali, insufficienza renale acuta, angioedema, praticamente. Reazione infiammatoria della pelle, nefrite intestiziale. L'ho detta bene, non lo so. Infiammazione del rene. Eh, ma sono gli effetti del vaccino? No, scusate, sono quelli della tachipirina. Mi sono sbagliato. Allora, insufficienza cardiaca, anemia emorlogica, gastrite, disturbi psichiatrici. Ah, forse ho sbagliato. No, no, questi sono quelli dell'Oki. Ma quanti milioni di pasticche avete impreso perché avete un mal di testa? Però voi non vi fidate dei medici, non vi fidate dell'eccellenza mondiale che fa questo vaccino per liberarci dalla pandemia. È pazzesco. Gente che pensa di non vaccinarsi, ma come è possibile? Però vedrete. Che quando uno in casa, in famiglia, ha toccato un fratello, un genitore, un nonno e ha passato quello che ho passato io, forse corre subito a vaccinarsi. E io questo lo voglio dire perché, perché siccome io ho sentito oggi che in Toscana eh, c'è il 60% di vaccinati, non so se è vero, loro lo sanno, possano confermare o no. Però io ho sentito anche che ad oggi le, la pandemia è risalita come a marzo, quando l'ho presa io. Quindi non ci siamo liberati del covid. C'è ancora, ci sono le varianti, come mi diceva il dottor Palmiero. Quindi la mia. Testimonianza è dire: cerchiamo di volerci bene. Perché il futuro del domani probabilmente sono quelle persone più coraggiose, più intelligenti che si sono vaccinate e che magari stoppano questa pandemia. Quindi, cari Novax, prendete un consiglio da Riccardo Corredi: andate a vaccinarvi. Grazie, Riccardo. Bene, allora io direi di fare un veloce ricoinvolgimento dei quattro medici. Prego. Soprattutto per coloro che non possono vaccinarsi. Ecco, questo è molto importante. Grazie, mm. grazie a Gerardo di questa precisazione. Allora vogliamo fare anche qualche piccola statistica. Iniziamo con Daniele Taccola. Quanti sono stati nella prima e nella seconda ondata i pazienti Covid presso l'ospedale Unico Versiglia e dacci anche qualche numero eh, direi nefasto e, e positivo ecco, al contempo? Ma, diciamo, in quest'anno e mezzo noi abbiamo seguito circa 1.400 polmoniti in pazienti gravi, e ci sono stati circa 260 decessi, li ricordiamo tutti e, e li ricordiamo continuamente, perché ora stavo guardando qui la platea e vedo anche persone che abbiamo curato in maniera adeguata, queste altre persone non sono con noi e questo per tornare al discorso di, di Riccardo anche con la vaccinazione. Cioè, non è neanche concepibile dover fare pubblicità alla vaccinazione. La vaccinazione deve essere una cosa, è un senso civico che deve accomunarci tutti, se no non siamo un paese. Detto questo, eh, sì, è stata una. per i numeri diciamo, della Versilia sono numeri enormi perché noi abbiamo circa 150.000 abitanti, quindi aver avuto 1.400 polmoniti è un numero veramente elevato. Dottor Melai, quando si entra, ahimè, in, in, in rianimazione? Quante chance abbiamo? Per, eh, Ad oggi, in, in virtù anche alla mano, degli aspetti per, scientifici certo. e tecnici a disposizione. Ecco. Diciamo che nel senso, eh, i, i, le percentuali delle varie animazioni sono difficilmente confrontabili. Quello che posso dire riguardo alle nostre animazioni è che mh, complessivamente, a inizio pandemia, quindi prima ondata, Sino eh, al 24 di giugno, quando abbiamo eh, temporaneamente, o spero definitivamente, chiuso la terapia intensiva Covid, abbiamo fatto 168 ricoveri, con una mortalità che si aggira sul 35-36%, con una degenza media che è di circa 30 giorni. E la mortalità. Per una terapia intensiva non Covid si aggira intorno al 22%, questo per avere un riferimento, e una degenza media di una terapia intensiva non Covid, perlomeno la nostra, è di 10,4 giorni. Quindi capite bene qual è l'impatto eh, sulla struttura di un paziente Covid, in termini di impegno, in termini di carico assistenziale, in termini come dire, di carico anche emotivo. Dottor Gerardo Palmiero, per quanto riguarda le diagnosi, ecco, ma coloro che hanno preso una polmonite, magari extra-COVID, in uh, giovane età o più polmoniti, sono più fragili o meno rispetto al Covid? O non hanno ne nessun tipo di. Di attinenza ah, una, polmoni, una polmonite che ha si è avuto in età giovanile, che si è risolta probabilmente anche con una restituzione integrum. Quindi, fondamentalmente, con una completa normalizzazione, non dà una particolare suscettibilità al covid, in, al SARS-CoV-2, in quanto tale. Ecco. Possono essere altre le condizioni che favoriscono una suscettibilità. Ricorda, diceva, diceva il dottor Tacco la prima: purtroppo, parlo anche per me, il sovrappeso, eh? l'ipertensione, il sesso. Maschile, il diabete, queste sono condizioni aggravanti che fanno sì che magari persone uguali che hanno preso il COVID, uno riesca a sortire, diciamo, e a migliorare tranquillamente, ma si parla sempre di statistica, e l'altro no. Voglio sottolineare che si parla di statistica, per cui se le mangia due polli o zero, abbiamo mangiato un pollo a testa. Poi va contestualizzato nel singolo paziente, quindi è difficile prevedere cosa succederà. Il tempo lo può dire. I 7-10 giorni sono su per giù lo spartiacque. E si vede come va. Nel senso, a meno che il paziente non sia estremamente grave, tale deve essere subito ricoverato o portato in ospedale, ovvio. Se il paziente dopo 7-10 giorni. In termine brutto ma che rende l'idea scollina nel senso migliora in maniera sensibile si può dire che bene o male ha superato la fase acuta altrimenti come riccardo ha avuto eh, si va verso una fase diciamo più grave che assolutamente necessita del presidio ospedaliero ed è questa l'importanza dei posti letto che abbiamo nel nostro ospedale nel senso eh, grazie alla struttura che abbiamo abbiamo potuto fare tanto anche se ovviamente molti pazienti Diciamo, per una epidemia che, ricordiamolo, non esisteva. Non sapevamo che cosa fosse all'inizio. Vedevamo pazienti che venivano in ospedale con un'attacca disastrosa e che molte volte non si riusciva nemmeno a trattare. Non sapevamo di cosa si trattasse. Ora le armi ci sono. Ora sappiamo molto di più e abbiamo alcune armi. E si stanno affinando, fra l'altro? Assolutamente perché. sì. sì. Allora, dottor Federico Posteraro, vorrei tornare a quell'argomento che lei aveva accennato inizialmente. Prego. Sì, dicevo che proprio l'unicità della nostra condizione, cioè di avere l'unico reparto Covid di tutta la regione, ha fatto sì che poi dopo si spingesse in Versilia tutto quello che era possibile mandare. Nel senso c'è stata una lunghissima fase che un malato Covid positivo con una tracheotomia o era in rianimazione o era all'ospedale Versilia, non c'erano... Eh, diciamo soluzioni alternative e quindi noi avevamo questo grosso ruolo di cercare di alleggerire il più presto possibile e quanto possibile le terapie intensive. Noi abbiamo fatto complessivamente 237 ricoveri di riabilitazione, di cui 120 provenienti dalle terapie intensive, da tutte le terapie intensive dell'ASL eh, Toscana Nord-Ovest, qualche d'uno anche dall'ASL Centro quando avevamo possibilità e posto. Dalle nostre medicine abbiamo lavorato in massima collaborazione facendo passare 65 residenti della, della Versilia attraverso la riabilitazione, devo dire con dei risultati davvero molto interessanti, cioè su 237 malati abbiamo dovuto purtroppo registrare un solo decesso, ma il 90% sono rientrati tutti quanti a casa loro, a domicilio, magari proseguito un trattamento riabilitativo in ambulatorio, quindi quel modello lì peraltro si è dimostrato molto efficace. Che cosa però è successo? Cioè, qual è il rovescio della medaglia? Il cittadino residente in Vestiglia ha avuto più facilità nel costruire questo percorso, ma noi abbiamo attratto in Versilia tutta la casistica più complessa, che come dicevo prima naturalmente si è riverberata su tutto l'ospedale, i malati magari arrivati da una terapia intensiva, se poi avevano nuovamente bisogno di terapia intensiva bisognava rivolgersi a Melai, se avevano problematiche cliniche che non riuscivamo a risolvere bisognava chiamare Taccola se dovevano per fare dei nomi. Se dovevano fare una fibroscopia era necessario Palmiero, c'era la Vannucchi per la deglutizione, la radiologia sotto pressione. Quindi, questo nostro ruolo un po' particolare, poi dopo alla fine si è un po' riverberato su tutto l'ospedale, cioè abbiamo rischiato di aumentare la pressione su tutto l'ospedale. In ultimo, quando non eravamo in grado, naturalmente, di poter ricoverare in riabilitazione la persona o quando la persona non voleva venire, <ride> allora era una eravamo naturalmente nelle condizioni di inviare una consulenza fisiatrica, quindi un nostro collega che andava impostava un trattamento e i fisioterapisti andavano a lavorare direttamente nei reparti per acuti eh, in maniera da poter da una parte cominciare presto o evitare spiacevoli ricoveri in riabilitazione, a cominciare dalla rianimazione dove il dottor Melai può testimoniare, Barsotti... Eh, ci ha passato un una parte del suo tempo in questi lunghi mesi. Grazie, dottor Federico Pusteraro. Allora, siamo nell'ultimo atto, e questo ultimo atto, che è l'atto dei riconoscimenti, dei ringraziamenti, io lo vorrei iniziare con un grande ringraziamento ad una persona che non abbiamo ancora menzionato, accanto uh, a un grande uomo si dice c'è sempre una grande donna una grandissima donna che si chiama Alessandra, a cui vorrei fare un caloroso applauso, la compagna di Riccardo che l'ha sostenuto con generosità, attenzione, dedizione, affetto e che l'applauso continui, scusatemi perché lo merita veramente. E vorrei Sandra qui, accanto a me, perché vorrei che proprio lei... E non eravamo preparati, non eravamo preparati. L'ho ideato in questo momento perché l'ho sentito in maniera sensibile. Sarà lei a consegnare queste targhe, se mi permetti, insieme a Riccardo. Sì, Sei d'accordo? È un riconoscimento che ho cercato di fare per quello che mi hanno dato all'ospedale tutte le persone che mi sono state vicine. Inizierei dal primo, e così sì, via. Al dottor Daniele Taccola, quindi qui in piedi, venite qui al centro. Riccardo, grazie, qui al centro. Anzi, Riccardo là sì. al centro, dottor Taccola, ecco qua, Sandra che consegna la targa per una vita salvata con stima e gratitudine. Riccardo Corredi. Grazie, grazie. 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 grazie no, Devo... grazie. di grazie, grazie e basta perché purtroppo eh. abbiamo i, i secondi contati. Grazie. Al dottor, dottor Ettore, Ettore Melai, Melaide. prego. Per una vita salvata con stima e gratitudine a Ettore Melai. Al dottor Gerardo Ger Palmiero. Eccolo qua. Ti mettiamo sempre al centro. Riccardo là a sinistra. Sì. Sempre per una vita salvata, grazie a questi tre angeli. Al dottor Federico Posteraro. Diamo per accento. la sua professionalità, con stima e gratitudine. Grazie. Al fisioterapista Gabriele Barzotti. E lo chiamiamo insieme al fisioterapista Antonio Viti. Tutti e due insieme. Qua. Chi prima e chi dopo che mi sta continuando sono quelli che io 50 giorni fa mi prendevano le gambe e me le mettevano sul letto. Grazie a loro mi hanno ridato la muscolatura con la loro professionalità. Grazie. Con professionalità e tanta pazienza avete rimesso in piedi anche me. Anche me, grazie. grazie. Alla logopedista Rossella Masini insieme alla foniatra dottoressa Roberta Vannucchi. Le vorremo tutte e due, grazie. La dottoressa Vannucchi, quando mi vide, mi disse: C'è da lavorarci perché c'è una paresi alla corda sinistra. E io devo dire che la, la professionalità della dottoressa Vannucchi, e l'ogopedista, dopo 50 giorni, sentite come parlo. Quindi è un altro miracolo. Grazie. Grazie. Al dottor Nicola Freida, eccolo qua, per la sua professionalità. Con stima e gratitudine Riccardo Corredi. Il chirurgo plastico che mi ha fatto un ricamo, io pensavo i ricami esistessero nella biancheria, invece esistano anche dal vivo come mi ha fatto. Mi ha fatto sta per tre settimane questo signore qua. Grazie dottore. Al direttore dottor Alessandro Campani che vogliamo qui sul... È direttore di questo territorio sotto il profilo ovviamente sanitario io... e aspetta e al presidente della Croce Bianca Querceta professor Paolo Giannarelli insieme io il dottor Campani l'ho conosciuto solo oggi ma sapendo quello che sta facendo responsabile se non ero di tutta l'area nord ovest è quello che segue tutto forse queste strutture, il gioco di squadra funziona bene perché c'è un grande allenatore e però vorrei strappare una parola al dottor Alessandro Campani. A che punto è la vaccinazione in Versilia? Ecco, prego allora, intanto vi ringrazio della targa, dell'invito e dell'occasione. Eh, devo dire la verità che per me eh, ho trovato questa giornata particolare, nel senso che si, abbiamo visto tanti dibattiti sulla sanità, tante persone che parlano di questo Covid ma secondo me fatto in questo modo è molto interessante. I professionisti sono stati eccezionali, molto chiari e cogliere l'occasione di un'esperienza individuale, funziona la peer education con eh, i ragazzi, penso in questo caso sia stata eh, molto puntuale, precisa e ha fatto anche capire tutto il, il dramma eh, personale, ma anche lo sforzo mh, umano che queste persone fanno quotidianamente per i risultati che abbiamo ottenuto. Vi rubo pochi secondi. Come Avete visto, dopo una fase a fine giugno, inizio luglio, sta ripartendo un po' il numero dei positivi. Una settimana fa eravamo un positivo 80 per 100.000 abitanti, oggi siamo già a 4. No? Quindi diciamo che non si può abbassare la guardia. Quello che avete fatto, e veramente finisco, l'appello alla vaccinazione è importante, perché eh, confidiamo che questo riduca l'ospedalizzazione, che è il tema che ci può salvare. Perché senza le terapie intensive libere non si va da nessuna parte. Fino ad oggi la Toscana non ha mai avuto bisogno di posti letto, anzi, abbiamo accolto anche da altre regioni. Questo è un, bel, è un bel segnale, però bisogna stare attenti per continuare su questa strada. La Versilia è al secondo posto nella copertura vaccinale diciamo complessiva, è come il numero di vaccini fatti. Se consideriamo che prima di noi abbiamo l'Elba e dietro di noi la Valle del Cerchio, sono comunque zone molto piccole. Possiamo dire che abbiamo fatto un bel lavoro e vanno ringraziati tutti i professionisti che si impegnano. Grazie comunque di tutto. Complimenti. Grazie. Grazie. Foto, foto, foto. Consegnare... Vorrei consegnare al Presidente Croce Bianca di Querceta il Professor Paolo Giannarelli. E Grazie per la disponibilità, sensibilità ed efficienza. Quando parlo di questa è perché io alla Croce Bianca ho trovato dall'USCA alle persone che ci lavorano, grazie a lei, forte Presidente, a Stefano Pellegrini. Pensate, qualsiasi cosa hai bisogno, chiamaci. Una disponibilità eccellente. Quindi tanti complimenti, Presidente. Grazie. E adesso un amico e un grande professionista, il dottor Domenico Amoroso, qui con noi. Medico, Caro Domenico. Di, di grande eccellenza. Non potevi salvarti questo Amico sera. vero, sempre presente e vicino alla famiglia di Riccardo. Grazie a voi. Grazie è un amico Grazie. che io lo disturbo sempre quando c'è una zanzara che vola, chiamo Domenico perché è un vero amico e io mi fido di te. E io di voi due Grazie, Grazie a voi. Complimenti Domenico. Al presidente della Fondazione Versiliana, cavaliere Alfredo Benedetti. Vorrei spendere due parole perché io, quando parlo. Prego, presidente. Quando parlo di squadra, parlo anche della Versiliana. E siccome noi, io faccio parte del consiglio di gestione insieme a Sua Eccellenza Aldo Giubilaro. Un applauso, grazie. E il sindaco che noi ci dà un grande contributo come comune, noi lo stiamo. Eh, e anche come amico lo gestiamo, gestiamo al meglio, ma grazie a Alfredo, io credo sia l'unica, prima e l'ultima persona che tutte le mattine là in quella stanza che lui vuole vedere una foglia vuole sapere se cade. Quindi questo è importante, <ride> e voglio ringraziare tutti i nostri collaboratori, senza fare nomi, la voce si sta abbassando, ho parlato troppo, dal primo all'ultimo che collaborano con noi qui in Versigliana. Presidente, grazie a te che hai saputo gestire al meglio questa bella realtà. Io col Covid non c'entro niente, non ero malato e non sono dottore, però sono stato preoccupato. Lo so. Grazie mille presidente. E io invece vorrei consegnare una, una targa ultima la vorrei che me la portasse Gianluca perché voglio ringraziare tutti gli amici dal primo all'ultimo questi due in particolare perché tutti i giorni l'avevo a casa mia quando portavano le medicine quando l'ossigeno quando da mangiare e vorrei la Patrizia Mastromei <ride> vorrei qui sul palco insieme a Claudio Sottili perché sono amici che si sono veramente Divisi in quattro e questo è un riconoscimento sempre presenti e disponibili, come gli amici veri fanno, con stima e gratitudine. Grazie di tutto. Eh. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Fermati, c'è cioè, la Emma. Non ha scattato, perfetto. Allora, siamo arrivati alla conclusione, ma vorrei qui i figli e vorrei un applauso per Luca e Francesco qui accanto a me. Perché so che Luca e Francesco, colpo di scena, ti hanno preparato anche una targa per te, con l'applauso di tutto il pubblico. Riccardo, vieni al centro. Vieni, vieni, vieni. Lì al centro così. Allora, con questa immagine io ringrazio il gentile pubblico che ci ha seguito con tanta attenzione. Grazie. Vorrei un applauso particolare a questi medici fantastici. Il dottor Daniele Taccola, responsabile di medicina Grazie. e medico del reparto Covid il dottor Ettore Melai, naturalmente primario del reparto di terapia intensiva del nostro ospedale Unico Versilla, il dottor Gerardo Palmiero, pneumologo, e un'altra grande eccellenza come ce l'abbiamo, il dottor Federico Posteraro, che ricordiamo è il direttore della riabilitazione, una eccezionale eccellenza che dobbiamo essere consapevoli di avere qui all'ospedale Unico Versilla. Ringrazio tutto il pubblico, i parenti, gli amici. Eh, i sostenitori di riccardo corredi abbiamo ascoltato una storia vera palpitante emozionante che però è stata mediata dalla simpatia di riccardo corredi da Claudio Sottili grazie è tutto. a tutti alla prossima